Buonasera a tutti quanti, buonasera al pubblico in studio, buonasera a voi che ci seguite da casa. Benvenuti, benvenuti alla nostra serata, l'angolo delle domande. Questa sera parteciperemo tutti quanti a un grandissimo esperimento scientifico psicologico. Ovvero, porremo un'unica domanda a tutti i nostri ospiti e uno dopo l'altro dovranno cercare di rispondere a questa domanda. Quindi vediamo al dunque, la domanda delle domande, eccola qui. Perché fai quello che fai? O per meglio dire, perché hai scelto questo lavoro? Diamo un caloroso benvenuto al nostro primo ospite! Prego, si accomodi! Benvenuto! Venga, venga, si accomodi pure! Qual è la domanda? No, che è davvero questa la domanda? Ma che state scherzando? Ma come cazzo lo conducete questo programma di merda, oh coglioni? Che cazzo di domanda è? Ma mi prendete per il culo? Ma che cazzo volete da me? A voi non ve ne frega un cazzo di sapere cosa penso io. A voi vi importa soltanto fare la domanda per sentirvi superiori, teste di cazzo! Non avete capito un cazzo di me! Un cazzo! Voi ve ne fotte soltanto di voi stessi, non degli altri, non ve ne frega niente, ma io sapete cosa vi dico? Io vi piscio in testa, stronzi di merda! Io vi strappo i denti uno a uno e me li mangio, avete capito? Coglioni del cazzo, eh? Teste di cazzo, lasciatemi in pace, non avete capito niente di me. Vede, fin da bambino io sono stato discriminato da tutti quanti, i miei genitori compresi. Sa, ero un po' cicciottello da bambino, i bambini sa come sono, no? Un po' cattivelli, ti fanno qualche battuta, tu ci stai male. Poi crescendo sono stato discriminato anche per altro, ovviamente. Però, ecco, quando io sono sul palcoscenico, lì vengo accettato, vengo applaudito. Finito lo spettacolo, mi fanno i complimenti, mi abbracciano, mi stringono le mani. Perché faccio questo lavoro? Perché mi fa sentire accettato. Mi sento in pace. Anche i miei genitori adesso mi accettano di più. Scusate. Beh, posso dire soltanto che dal primo momento che l'ho fatto ho sentito di essere nel posto giusto al momento giusto. Ho sentito la spinta della vita dentro di me. Le stelle dall'alto mi parlavano, mi dicevano vai, resta. È un lavoro, cioè, come gli altri lavori. È una domanda un po' banale, un po' una domanda del cazzo. Si può dire? Ah. I neuroni viaggiano come se fossero una mandria, quindi vanno tutti quanti alla stessa velocità, ovviamente alla velocità del più lento, certo. E quindi se noi sviluppiamo il nostro processo creativo, sviluppiamo anche la nostra capacità intellettuale. È per questo che dobbiamo studiare, è per questo che faccio un lavoro creativo. E certo, perché la società non vede l'ora che noi smettiamo di pensare, che smettiamo di essere senzienti, perché così può buttare tutte le loro stronzate, i loro dogmi all'interno di questo cazzo di buco nero. E noi così a prenderli tutti quanti in bocca, in faccia, a romperci le scatole tutti quanti di questo mondo di merda. Invece no, noi dobbiamo studiare, dobbiamo ragionare, dobbiamo sviluppare il nostro processo creativo, perché solo così possiamo vincere, possiamo battere sei stronzi! Sì! Posso andare? E grazie mille a tutti quanti i nostri ospiti, grazie per aver risposto alle nostre domande, grazie a voi per averci seguito e la puntata di oggi si è conclusa. Vi ricordo che se volete rivedere la puntata potete seguirci sui nostri canali Facebook, Instagram oppure sul nostro sito internet www.domandeesistenziali.com e rilasciare anche un vostro commento se lo desiderate. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e una buona notte. Alla prossima!